Buongiorno dal Quirinale dove tra poco nella Salone dei Corazzieri comincerà la cerimonia per il primo maggio. Festa del lavoro. E al lavoro, il presidente Mattarella, che concluderà questa cerimonia, ha dedicato una parte del suo discorso di insediamento, dicendo che il, la disoccupazione è una delle ferite inferte dalla lunga crisi e che il lavoro che non c'è è uno di quei punti di quella che ha chiamato l'agenda esigente che. Ehm, Metterà in discussione, che metterà alla prova il rapporto fra istituzioni e cittadini. Dunque il lavoro che non c'è. Questo è, questo è stato detto anche ieri dai dati ISTAT che hanno riportato il, il tasso di disoccupazione al 13%, altri dati negativi, quello della disoccupazione, e della disoccupazione giovanile al 43% e una perdita di posti di lavoro di 59.000 unità da eh, febbraio a marzo, quindi su scala, eh, su eh, confronto mensile. Insieme con me eh, Roberto Magnia di, di Repubblica, Buongiorno. Eh, Buongiorno. giornalista economico, che eh, ci aiuterà a eh, discutere, a commentare dati e discorsi. Discorsi, come ho detto, ci sarà il Presidente Mattarella che concluderà prima di lui. Il ministro del lavoro Poletti e altri tre interventi che cominceranno eh, tra poco. Dovremmo avere il tempo, visto che questo è il giorno della eh, la festa del lavoro, primo maggio, di vedere subito il servizio che ha preparato Franco Fatone appunto sulla storia del primo maggio. Vediamo. La data del primo maggio come festa dei lavoratori fu una scelta simbolica. Nel 1886 una grande manifestazione operaia a Chicago fu repressa nel sangue. Era un sabato, allora giornata lavorativa, ma in 12.000 fabbriche degli Stati Uniti 400.000 lavoratori incrociarono le braccia per rivendicare il diritto delle otto ore come limite legale dell'attività lavorativa. Nella sola Chicago scioperarono e parteciparono al grande corteo in 80.000. Tutto si svolse pacificamente, ma i poliziotti aprirono il fuoco sulla folla. Alla fine si contarono otto morti e numerosi feriti. Il ricordo dei martiri di Chicago era diventato simbolo di lotta dei lavoratori. In Italia, sotto il ventennio fascista, Mussolini spostò la festa al 21 aprile, il Natale di Roma, con l'obbligo di parlare solo del lavoro italiano. Nel 1945, subito dopo la resa tedesca, la festa del primo maggio riprese. Nuovo sangue però ci fu due anni dopo, nel 1947 a Portella delle Ginestre in provincia di Palermo, la banda criminale di Salvatore Giuliano sparò sulla folla. Morirono 11 lavoratori e ci furono 50 feriti. Si tratta della prima strage di Stato dell'Italia repubblicana, su cui ancora non si è fatta piena luce. Ecco, stiamo rientrando nella salute dei corazzieri, state sentendo che sta cominciando la cerimonia, vedete del il Presidente della Repubblica, Mattarella, insieme con il Presidente del, del Senato, Grasso. Il primo a parlare è eh, il Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale... Signore sed azienda, scusate, signore, e, eh, volevo intanto chiedere alla collega Mania, e è, è ancora giusto parlare di festa del lavoro oggi? Beh è ancora giusto, io trovo che sia comunque un momento di anche identità delle persone che lavorano. Il lavoro è al centro della vita pubblica, della vita comunitaria e la, la crisi ha ha fatto capire quanto fosse importante, quanto è importante nella vita delle persone il lavoro, il proprio ruolo nella società. È un elemento fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Il dramma del lavoro che non c'è accentua la, il valore stesso del lavoro, il lavoro che è cambiato in questi anni. Il mondo si è trasformato negli anni della globalizzazione, il lavoro è diventato un elemento di competizione tra le nazioni, tra i paesi e il lavoratore in realtà è diventato assai più debole, più fragile diciamo rispetto al passato. Sentiamo un brano dell'intervento. Dell voglia di stare in panchina, guardare la vita che scorre. Il nostro Paese, che amiamo profondamente, ha bisogno della saggezza, della memoria, delle competenze dei signores, dei più avanti in età, degli anziani, diciamola questa bella parola, anziani, perché negli anziani stanno la memoria, il passato e il futuro di un popolo. Ecco, allora volevo. La tua opinione, è vero questo, eh, diciamo questa forza di, della memoria che è rappresentata dagli, dagli anziani? Io trovo interessante questo passaggio dell'intervento, di, un, di una sorta di un nuovo patto generazionale in una fase della crisi. La crisi ci ha fatto conoscere le due, le, 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 proprio le due, fasi, le due fasi della vita la difficoltà dei giovani a entrare nel mercato del lavoro, lo dicevi all'inizio, il tasso di disoccupazione che è enormemente alto e che è ancora più alto nelle regioni del sud e le, le generazioni più anziane che si trovano nella instabilità del lavoro e spesso a dover compensare la mancanza di reddito dei giovani con il loro aiuto. E forse sì, una stagione in cui va ridefinito il patto generazionale tra i giovani e tra gli anziani. E non dimentichiamoci che tutto il sistema... Eh, previdenziale regge sul lavoro delle persone, sui ecco. contributi di coloro che lavorano. Appunto, adesso eh, abbiamo visto poi questo buco che c'è per la sentenza della, della consulta, allora come si può conciliare? il bisogno eh, da parte della, degli enti di previdenza di avere eh, diciamo, contributi attivi da parte delle persone e il bisogno invece di trovare lavoro ai giovani, cioè più, sì, più gli anziani rimangono in, eh, nella fase attiva del lavoro e meno posti di lavoro ci sono. Perché questo è uno dei, dei temi di quest'epoca. No? Noi abbiamo visto la riforma del, delle pensioni del 2011, in una fase assai critica del, della, della situazione economica del Paese. Anche il provvedimento che venne preso, che la Consulta ha bocciato, venne preso proprio sulla scia di una crisi finanziaria molto acuta. Oggi il problema è, è, è ri, riequilibrare la piramide, abbiamo una piramide rovesciata in cui in basso c'è una base occupazionale eh, più fragile, più debole, frastagliata, che non riesce a sostenere il sistema della previdenza. Abbiamo bisogno di allargare l'occupazione e questo consente di sostenere il reddito di coloro che non hanno lavorato prima. Una previsione da giornalista economico attento, quale sei? Questa sentenza della consulta quale sconquasso eh, provocherà? Questa sentenza avrà degli effetti, ovviamente, come altre sentenze in tema previdenziale hanno avuto sulle finanze pubbliche. Eh, I conti non sono stati ancora fatti, ma più o meno si parla di un buco, tra virgolette, di 5 miliardi di euro. Diciamo che. Probabilmente il tesoretto di cui si è parlato in queste ultime settimane, tanto più dopo la sentenza della Corte costituzionale, finisce per svanire e per non esserci più. Siamo alla conclusione del discorso del Presidente nazionale dell'Associazione nazionale Signori d'azienda, caratterizzata da un forte aumento della longevità della popolazione. Ecco appunto possiamo ritornare a questo, la forte aumento della longevità. Noi abbiamo una popolazione che invecchia per fortuna, l'Italia è uno dei paesi insieme ad altri come il Giappone per esempio che ha un, un, una speranza di vita molto più allungata e uno dei paradossi di questa crisi e anche della riforma previdenziale che è aumentata l'occupazione nella fascia dell'età matura gli over 50 sono oggi la maggior parte degli occupati in Italia e dall'altra parte abbiamo i giovani che non riescono a entrare nel mercato del lavoro è un, uno dei nodi che va sciolto da parte del governo, da chi può decidere queste cose è, è vero però che il lavoro nasce attraverso gli investimenti delle imprese, attraverso l'attività delle imprese e ci sono quindi diverse, diverse funzioni che debbono essere esercitate probabilmente in questi anni ciò che è mancato è il protagonismo delle imprese. C'è Il protagonismo delle imprese, protagonismo di... delle imprese che però va, eh, va incentivato, va aiutato. Va aiutato però io credo qualcuno ha paragonato questa crisi, gli effetti economici di questa crisi agli effetti della seconda guerra mondiale. Noi siamo usciti da quella crisi con una classe imprenditoriale che era creativa, innovativa, sfidò il nuovo. Io ho l'impressione che in questi anni, in questa stagione, la classe imprenditoriale italiana abbia perso un po' di volontà di rischiare. Però non tutta. L'altro giorno, nella, eh, nella cerimonia per la consegna dei premi Qualità Italiana, cioè l'eccellenza delle nostre imprese, del nostro Made in Italy. Il Presidente Mattarella ha detto che grazie anche alla, eh, alla capacità dei nostri imprenditori si è potuto attraversare con danni sì, ma eh, non con danni irreparabili, la lunga Però, crisi che ci ha, che ci ha colpito. Veramente, ci sono delle nicchie importanti di qualità, di innovazione. Abbiamo, cioè, il sistema imprenditoriale italiano ha subito una eh, secondo, sorta secondo di. Ti, allora, adesso sta parlando il presidente della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Maestro del Lavoro Amilcare Brugni. E sentiremo anche un suo passaggio. Dicevo, c'è stato un processo di metamorfosi nella, nelle imprese italiane. Ci sono imprese che effettivamente hanno capito e interpretato il cambiamento che il mercato globale imponeva. Sono state capaci di innovare, hanno investito, hanno creato nuovi prodotti, hanno conquistato quote importanti del commercio internazionale, ma sono troppo poche. E la crisi italiana, la profondità della crisi italiana è perché queste tipologie. Che vive soprattutto sulla domanda estera è ancora ininfluente e regge il PIL, ma non consente, come abbiamo visto i dati dell'Ista, di creare nuova occupazione. Infatti, adesso che c'è una congiuntura favorevole che è data dalla diminuzione dell'euro eh, dell rispetto al dollaro e la diminuzione. Ah, sentiamo forse un pezzetto. La, la sua professionalità, le sue esperienze di vita sono da tutti riconosciute. Riconosciute e il suo stile essenziale conquista perché fa da contrappunto a confronti esacerbati e superficiali. Il tempo passa e gli accadimenti mutano le concezioni culturali. Sentiremo più avanti un altro, altro pezzo. Stavo dicendo appunto questa congiuntura del, eh, dell'abbassamento, della forza del dell'euro e dell'abbassamento del costo del, del petrolio e questo ha aiutato molto però più le grandi imprese che le piccole imprese sta aiutando. Beh, aggiungerei c'è un, un terzo fattore che è l'enorme quantità di liquidità che ha immesso la Banca Centrale Europea nel certo. mercato, che ha abbassato il costo del denaro. Ma questo aiuta tutti, c'è forse anche un altro aspetto che riguarda specificatamente il lavoro. il governo ha introdotto con l'ultima legge di stabilità un pacchetto di sgravi contributivi fiscali importanti per chi assume lavoratori a tempo indeterminato. Per tre anni c'è un azzeramento di contributi, non c'è più dal calcolo dell'IRAP il costo del lavoro. Tutto questo, secondo me, è l'unico elemento che sta in qualche modo incidendo sul mercato del lavoro, facendo, trasferendo i contratti a. tempo. Sentiamo, sentiamo un passaggio proprio Veniamo. questo. Deve dimostrare costantemente che l'italiano. È presente e non è seconda a nessuno per capacità, qualità ed impegno. Proprio in questo senso, auspichiamo che Expo 2015, che giusto in questo momento si sta inaugurando a Milano, possa restituirci la consapevolezza delle nostre virtù e slancio per un futuro migliore. Ecco, qua è stato introdotto tempo. un altro elemento, quello dell'Expo. I prossimi sei mesi ci vedranno come Paese diciamo sotto il, sotto il riflettore nel bene e nel male nel senso che saranno anche evidenziati i problemi che ci potranno essere che tipo di occasione è l'Expo al di là che, delle intenzioni concretamente io credo, io credo che oggi nel mondo appunto nel mondo globale non c'è bisogno dell'Expo per far vedere cos'è il Made in Italy il Made in Italy ha delle nicchie importanti di qualità che dove predominano sui mercati internazionali, ha però delle sue fragilità. Il nostro sistema produttivo ha delle fragilità strutturali. Abbiamo perso le grandi imprese, abbiamo perso la presenza in alcuni settori chiave. Abbiamo bisogno di avere il coraggio, e questo spetta essenzialmente agli imprenditori di investire nei settori innovativi. Noi abbiamo, eh, è banale, ma tutti abbiamo in mano un cellulare, nulla di, quei, di quel prodotto che oggi cambia il modo di comunicare, la, la vita sociale stessa, nulla di quegli aspetti, o pochissimo lì dentro c'è di made in Italy. Noi abbiamo bisogno di, di trasferire le nostre capacità nei settori innovativi. e Questo è un limite che ha l'assetto produttivo italiano. Noi negli anni della crisi abbiamo perso quasi un quarto della nostra capacità produttiva. Non è un caso, vuol dire che quell'assetto produttivo non era adeguato alla domanda che veniva dal mondo internazionale, dalla domanda internazionale. Eppure, eh, io mi ricordo l'Olivetti, l'Olivetti era leader nel suo, nel suo settore all'inizio. Poi, delle... appunto, si è persa questa è, capacità. È una davvero delle grandi, eh, delle grandi occasioni sprecate riguardo al mondo dell'informatica, riguardo al mondo delle telecomunicazioni. Noi abbiamo grandi e importanti presenze nella, nella moda, nell'alimentare, non sono sufficienti, soprattutto abbiamo piccole imprese, la rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, la presenza delle grandi imprese, quelle che fanno innovazione e ricerca, quelle che creano nuovi posti di lavoro e... Enormemente e significativamente inferiore rispetto alla Germania e rispetto alla Francia. Questa è una debolezza dell'assetto produttivo italiano. Ma noi non abbiamo nella nostra mentalità la cultura della, eh, della ricerca perché forse siamo più attenti alla tattica che alla strategia perché la tattica ha risultati più immediati ma non su lungo periodo e soprattutto che non sempre. Portano a risultati successivi. Questo anche in una certa industria. Io trovo che noi abbiamo bisogno di grandi imprese, abbiamo bisogno di e anche il coraggio degli imprenditori a fondersi tra di loro, a, a ridurre. Ma se le grandi con... imprese vanno all'estero? Ma, ma le grandi imprese possono anche venire in Italia. Ci sono casi, noi prendiamo i casi più recenti: il caso della Whirlpool era una grande impresa la prima. E quasi multinazionale tascabile, inventata dalla famiglia Verloni, conquistò all'epoca i mercati dell'Europa orientale quando nessuno andava in quelle zone, quindi intuì che i, mercati i nuovi mercati stavano là, è entrata in crisi, quell'azienda non è stata però, quando è entrata in crisi non ci sono stati i capitali di imprenditori italiani. Sono arrivati i capitali stranieri, sono arrivate le multinazionali, le cui logiche sono molto diverse da un'azienda nazionale. Noi abbiamo bisogno, anziché lasciare che le, che le imprese medie italiane finiscano in mani straniere, abbiamo bisogno di imprenditori italiani in grado di, 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 di prendere quelle imprese e di svolgere una funzione sociale delle imprese che viene, a cui spesso rinunciano. Il nostro pensiero va Sentiamo oggi una, a chi vive il primo maggio un non passaggio come un del, di gloria, del discorso del Presidente di della Federazione Nazionale dei Cavalieri del trova, Lavoro, dottor Antonio D'Amato. Oggi non dobbiamo solo celebrare e ringraziare chi il lavoro lo presta e chi lo crea. Dobbiamo porre l'attenzione sulle condizioni necessarie per dare una prospettiva concreta di occupazione a quanti, e in particolare ai giovani, vivono al di fuori o ai margini del mondo del lavoro. È da troppo tempo che il nostro paese è lacerato da una drammatica contraddizione. Da un lato continuiamo ad essere una delle nazioni più avanzate e più ricche del mondo, ma dall'altro abbiamo accentuato in modo significativo i livelli di disparità, di emarginazione sociale e di iniquità. La frattura fra Nord e Sud è tornata agli allarmanti livelli degli anni Cinquanta. La piaga della disoccupazione giovanile e femminile, soprattutto di quella intellettuale, sta diventando la vera emergenza sociale. A tutto questo si aggiunge la crescente pressione ai nostri confini delle migrazioni di popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà. Ecco, L Italia ha dimostrato, gli elementi che, che sono stati Orte, introdotti da da Matto che ricordo è stato presidente di Confindustria, sì, per cui il problema la del, del lavoro che lo conosce lo conosce bene per essere stato Imprenditore. Allora, gli altri elementi sono naturalmente l'immigrazione e il, la, la disparità che ancora c'è, anzi, viene acquita perché i dati, ne parlavamo prima, i dati di disoccupazione eh, rendono ancora più evidente il gap fra nord e sud. Sì, è vero, questo è un altro tema importante. Peraltro, D'Amato è un imprenditore, un importante, interessante imprenditore nel Meridione, nel, nel, in Campania. Beh, questa, la, la crisi ha accentuato le disparità, la crisi ha fatto due cose in Italia, è un dato che fa, che fa riflettere, noi siamo entrati nella grande crisi nel 2007-2008 con un tasso di disoccupazione sotto il 7%, ieri l'Istat ha registrato un tasso di disoccupazione del 13%, è quasi il doppio rispetto al, al tasso di disoccupazione in cui entrammo ed era già elevato rispetto agli altri paesi europei. E' accaduto che si è accentuato il divario tra nord e sud, oggi nel mezzogiorno abbiamo un tasso di disoccupazione che è intorno al 20%. Il tasso di disoccupazione giovanile è quasi il doppio rispetto a quello nazionale. Abbiamo in realtà un intero territorio nazionale, quello del meridione, che è ancora in recessione. Noi immaginiamo, stimiamo, tutti i dati dicono che. La, il PIL del 2015 crescerà dello 0,8%, insomma sotto l'1%, in realtà le regioni del centro-nord sono già uscite dalla, dalla recessione, crescono sopra l'1%, il sud il mezzogiorno è ancora in recessione, con una senza, proiezione, con un, ancora un tasso negativo di crescita per il 2015. Non dimenticare che il tasso di disoccupazione che, eh, che si, si innalza che proporzionalmente... Eh, fa aumentare anche, anche la possibilità fare, il rischio per lui, per lui, per che la malavita organizzata eh, a recorre, eh, per entri a contatto il loro, con, eh, con questo è il presso, nostro eh, mezzogiorno questo, eh, questo, questo, sì. Sì. questo è il nostro mezzogiorno una delle cause no di, per cui non ci sono gli investimenti nel mezzogiorno, è legato non solo ai fattori che, che caratterizzano le difficoltà delle imprese a investire in Italia, la burocrazia, l'incertezza delle leggi, il fisco e così via, nel mezzogiorno c'è una sua tipicità che è l'incertezza che riguarda il contesto ambientale nel quale uno va a investire. Il mezzogiorno sta attraversando una crisi davvero profonda e di... Eh, lo Svimez, che lo, il centro studio che, che fa indagini sul Mezzogiorno, parla di un rischio desertificazione industriale nel mezzogiorno. Il caso WIRPOL è il più eclatante, in questi giorni Oshan, che è un grande, eh, eh, un grande gruppo, centro gruppo 100%. di distribuzione commerciale, eh, ha annunciato 1400 superi, la maggior parte dei quali proprio nelle regioni del Mezzogiorno. 1.400 numeri che corrispondono circa al 10% della forza lavoro del, dell'azienda. E, del e, e, e li concentra nel Mezzogiorno perché dice che in quelle regioni ci sono forme di concorrenza sleale. Sono tutti dati che non andrebbero sottovalutati. Il, senza una ripresa economica e sociale del Mezzogiorno è quasi impossibile immaginare una ripresa vera dell'economia nazionale. Che va accompagnata anche a una semplificazione, a, una, a nuove regole, per esempio per gli appalti a nuove semplificazioni per la burocrazia, perché più burocrazia c'è, e più possibilità di accedere eh, in modo non legale all'intermediazione. Più passaggi ci sono nei processi di realizzazione delle opere, più occasioni di corruzione, di intermediazione impropria ci sono. Questo della corruzione è un tema che il Presidente della Repubblica ha fatto veramente suo e che in ogni intervento. Eh, tocca, lavoro, cerca di toccare. Se Sentiamo sempre troppi. adesso Migliorare il Ministro del lavoro, lavoro Poletti, che è dunque per noi una priorità assoluta. Questa giornata è l'occasione per condividere alcune riflessioni sul lavoro, fondamento del nostro vivere civile e tema centrale per il Paese. Consapevole delle grandi difficoltà derivanti dalla lunga e grave crisi economica, il Governo, sin dall'inizio del suo mandato, ha considerato prioritario il tema dell'occupazione, assumendosi la responsabilità di decisioni forti, volte a dare segnali concreti di cambiamento, con l'intento di stimolare in modo significativo la ripresa economica, pensando in primo luogo a chi il lavoro non ce l'ha. E in questo senso la riforma del mercato del lavoro rappresenta uno snodo cruciale del complessivo piano di riforme cui il governo sta lavorando con determinazione. Nel marzo del 2014, unitamente ad un decreto legge che conteneva disposizioni urgenti in tema di contratto a termine, apprendistato e semplificazioni amministrative, è stata presentata alle Camere una proposta di legge delega sui temi del lavoro di ampio respiro e di contenuto altamente innovativo. Si tratta del cosiddetto Jobs Act il cui impianto rappresenta un sostegno importante per una reale ripartenza del nostro Paese, con l'obiettivo di definire la cornice per un nuovo e più attuale rapporto tra lavoro e impresa, poiché è evidente che è solamente da un rinnovato slancio degli investimenti delle nostre imprese che può svilupparsi nuovo lavoro combattere la precarietà e il lavoro irregolare, rafforzare la fiducia delle imprese, rendere il mercato del lavoro più chiaro, semplice ed efficiente. La posizione dei sindacati è di equità e, e di facciamo inclusività. Una, facciamo di, diciamo, un riepilogo delle posizioni. della riforma del mercato del lavoro proposta con la legge Nel dicembre del 2014 la legge è stata approvata dal Parlamento. Il governo, con l'intento di completare la riforma entro il prossimo mese di giugno, ha già Approvato quattro decreti attuativi, due dei quali sono già oggi in discussione. Volevo vedere il servizio di Franco Fatone, per cortesia, se, no, se non è possibile lo vediamo dopo. Che deve diventare, secondo la nostra volontà, la modalità ordinaria per le assunzioni nel nostro Paese e al riordino della normativa in materia di sostegno al reddito per i lavoratori che, abbiamo, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Con Sentiamo della... adesso il servizio di Franco Fatone sui sindacati. In caso possa diventare... Il lavoro, prima di tutto, è la richiesta dei sindacati al governo preoccupati per la disoccupazione. A marzo, dato Istat, tasso al 13%, il livello più alto da novembre 2014. Peggiora anche la situazione dei giovani senza lavoro, oltre il 43%. Al sud, 6 giovani su 10 sono disoccupati. CGL e Cislewil tornano a chiedere a Renzi di mettere il lavoro al primo posto degli impegni in agenda. Servono più investimenti, dicono, per creare nuovi posti di lavoro e criticano il Jobs Act, la riforma del lavoro approvata dal governo che rende più flessibili le entrate e le uscite dal lavoro, riducendo il precariato. Anche per il governo e per le forze politiche il lavoro è la prima emergenza del Paese, ma nuove regole senza una ripresa effettiva possono far poco. Tutti gli sforzi ora sono concentrati affinché ci sia una vera crescita economica. A i di Dunque abbiamo messo lavoro, a confronto in modo virtuale le posizioni del governo legge, e dei sindacati. Legge, Secondo legge, te legge, sono legge, veramente inconciliabili come legge, sembra legge, eh, legge, si sia rivelato legge, durante la trattativa legge, per il Jobs Act oppure no? Legge, ma io credo siano in realtà compatibili, forse complementari. E, mh, probabilmente l'errore del governo, come altri governi in quest'ultimo quest ventennio, da quando si discute in Italia di riforma del mercato del lavoro, è stato quello di concentrarsi e dare grande enfasi alla, alla riforma delle regole del lavoro, come se cambiando le leggi si creasse il lavoro. Oggi, lo dice, lo ha detto poco fa anche il Ministro Poletti: ci si accorge che non è così. È servito proprio molto nella discussione politica, nello scontro politico. La realtà eh, spiega, dimostra che le, il lavoro si crea attraverso gli investimenti, come dicono i sindacati, ma come dice chiunque altro, quindi come anche dice il governo. Ciò che sta accadendo, e questo ha, ha ragione il Ministro a, a, a riconoscerlo, a sottolinearlo, è in atto una trasformazione nel mercato del lavoro. Gli sgravi contributivi fiscali stanno spostando il lavoro dai, tempi, dai contratti a tempo determinato, col quale si assumeva negli anni passati la maggior parte. Però, se ti interrompo, sì. volevo ricordare che questi sgravi hanno una durata un triennio e non, ancora non sono stati confermati. A partire dal primo gennaio, cioè ancora non si sa per le nuove assunzioni che verranno fatte il primo gennaio del 2016 se saranno applicate per il triennio successivo. Lo sgravio è per tre anni per le assunzioni fatte nel 2015. Sentiamo, sentiamo il ministro qua. Sappiamo bene che per verificare l'esito complessivo di norme così incisive, pochi mesi di attuazione non sono sufficienti. Tuttavia, si possono già registrare segnali che appaiono significativi. Infatti i contratti a tempo indeterminato attivati nei primi tre mesi del 2015 sono quasi il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2014, oltre 100.000 di differenza. Si tratta in parte di nuovi contratti ed in parte di trasformazioni di altre tipologie contrattuali, ma indubbiamente comincia a registrarsi un'inversione di tendenza. Che consideriamo positiva. I dati positivi, come quello che ho appena citato, o come la forte diminuzione di ore di cassa integrazione autorizzata, eh, ne siamo ben consapevoli, vanno letti in un quadro complessivo, dove questi segnali si incrociano ancora con elementi di criticità tipici di una situazione che non è stabilizzata, come peraltro i dati pubblicati dall'Istat ieri sull'occupazione hanno pesantemente confermato. In ogni caso, questo sarà ancora un anno di transizione per il mondo del lavoro, durante il quale tutti i soggetti coinvolti, parti sociali, lavoratori, imprese e istituzioni, dovranno con tenacia proseguire nel cammino intrapreso. Alla base di un così vasto progetto riformatore vi è la consapevolezza che bisogna creare più fiducia nel tessuto produttivo del Paese, tra i lavoratori e le imprese, con una specifica attenzione al Sud, per la, cui crescita, la cui crescita costituisce una sfida primaria per tutto il nostro Paese. Sono convinto che la fiducia sia un elemento fondamentale perché l'Italia torni ad appropriarsi del proprio futuro. E a riprendere la strada della crescita. In questo senso, voglio non so rivolgere. Se ho, un particolare... Abbiamo il microfono aperto. Uh, sì, benissimo. Allora, volevo chiederti: fiducia. fiducia? Si può avere fiducia? Ci sono gli elementi per avere fiducia? Beh, c'è so, una, una congiuntura che tu dicevi all'inizio, assolutamente eh, eh, inedita e unica. Abbiamo un cambio rispetto al dollaro favorevole, abbiamo un costo del petrolio che si è abbassato e nessuno avrebbe mai immaginato i livelli attuali, abbiamo un costo del denaro che è più basso, abbiamo le cose che diceva poco fa Poletti, un costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato enormemente più basso rispetto al passato. Questi sono i fattori di fiducia, è la chiave col quale il governo insiste per ridare slancio all'economia. Non, non basta, noi veniamo da da una lunga profonda crisi che ha cambiato eh, appunto i processi di produzione, che ha svuotato, che ha in qualche modo anche quasi promosso un disincanto della popolazione e dei cittadini rispetto alle proposte che vengono dal governo. Per anni no? abbiamo assistito al susseguirsi di cambiamenti nel mercato del lavoro, delle regole, a annunci che avrebbero, eh, da, da lì in poi sarebbe cambiato tutto. Non è così, il percorso è molto più lungo. E la fiducia c'è, se uno... oggi ci sono aree del Paese, penso al nord, al nord-est che sono fuori dalla crisi, che ricominciano a recuperare, lo diceva... Poletti, i lavoratori in cassa integrazione, riprende la produzione, ma il territorio italiano è fatto di tanti fattori. Il nord-est è un elemento, il nord in generale, l'Expo è un caso di ripresa, in fondo anche di immagine del Paese, ma la penisola è lunga, dentro la penisola ci sono aree ancora di profonda crisi. Scusami, una domanda un po' amara. Noi abbiamo questa congiuntura favorevole, ce l'hanno anche gli altri Paesi dell'Eurozona? Gli altri paesi sanno approfittare meglio di questi elementi positivi rispetto a noi o siamo nella media anche noi? Noi, non siamo, siamo, noi abbiamo una difficoltà che riguarda la gestione delle finanze pubbliche negli anni passati, che ci costringe oggi sostanzialmente a realizzare da anni politiche di austerity che drenano risorse, risorse che oggi non possiamo destinare allo sviluppo. Pensiamo appunto al caso di ieri con la sentenza della Corte Costituzionale che, blocca, eh, che, che ci obbliga a recuperare 5 miliardi. Abbiamo delle difficoltà di finanza pubblica e quindi meno risorse. E abbiamo, secondo me, rispetto ad altri paesi, Germania in particolare, un assetto produttivo un po' più debole. Ecco, riprendiamo la linea, cioè riprendiamo la linea continuiamo a prendere la linea, mentre è appena finito Poletti e le ultime sue parole sono state quelle di fiducia, risorse e capacità. Adesso sentiamo l'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella. Saluto e ringrazio il Presidente del Senato, la Presidente della Camera dei Deputati, il Ministro del Lavoro, il giudice costituzionale Giuliano Amato, i nuovi Maestri del Lavoro che hanno appena ricevuto le stelle al merito e quanti hanno preso la parola in questa cerimonia. Oggi, 1° maggio, è giorno di festa e il mio ringraziamento insieme all'augurio più caloroso, è rivolto a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori in ogni parte d'Italia. La festa deve risvegliare speranze e impegni condivisi, ma per farlo deve fondarsi su parole sincere. Soltanto così contrasteremo la sfiducia. Sul lavoro si fonda la nostra Repubblica, Tuttavia, proprio mentre affermiamo questo principio con convinzione, avvertiamo come una ferita lacerante nel corpo sociale e nello stesso tessuto democratico del Paese la cifra così alta di nostri concittadini che non trovano occupazione, che sono stati espulsi dal processo produttivo, che lavorano saltuariamente nella precarietà, non riuscendo così a vivere con stranità con i propri familiari. Tante lettere che ricevo da nostri concittadini confermano questa drammatica situazione. Padri, madri, talvolta nonni, non chiedono nulla per se stessi, non lamentano i forti sacrifici cui si sottopongono per aiutare economicamente figli e nipoti, chiedono speranze e futuro. Per i loro ragazzi è un appello insieme angosciato e dignitoso che non possiamo lasciare senza risposta concreta. Non faremo onore al primo maggio se non fossimo capaci di guardare con adeguata presa di coscienza e con solidarietà questa condizione inaccettabile che deve continuamente spingere le istituzioni, le imprese. Le forze sociali e sindacali a far di più, a innovare, a investire, a progettare affinché il lavoro sia per tutti. È la nostra Costituzione a dirci che non dobbiamo mai rassegnarci alla negazione di un diritto costitutivo della cittadinanza. Non c'è realismo politico né compatibilità economica che possa trasformare la persona in un numero e che possa imporci di accettare l'esclusione come ineluttabile. La nostra carta fondamentale indica un obiettivo che è anche un obbligo morale e civile, cercare costantemente di costruire le condizioni per allargare le basi del lavoro fino alla piena occupazione. Due parole, piena occupazione, che sembrano quasi archiviate. Tanti sono diventati disoccupati, più di 3 milioni, e tanto drammaticamente sono cresciuti negli anni della crisi, raddoppiando il dato del 2008. Dobbiamo invece tornare a pronunciare quelle parole, pronunciarle insieme, piena occupazione, che anche il Trattato di Lisbona del resto ha riproposto come obiettivo dell'intera Unione Europea. Dobbiamo pronunciarle perché siano sia uno stimolo per tutti noi, per le pubbliche istituzioni, per il governo e per il Parlamento, per le diverse parti politiche, per gli impeditori e per i sindacati. Perché il lavoro divenga la prima delle priorità e sia chiara la nostra determinazione, non ci rassegniamo e non ci scoraggiamo. Vogliamo usare tutto il nostro impegno. Le nostre conoscenze, la nostra cultura, le nostre tecnologie, la nostra forza produttiva e sociale per creare e distribuire lavoro. Un lavoro sempre più orientato alla qualità del vivere e allo sviluppo sostenibile, perché questa è la sfida di competitività cui è chiamata l'Europa. Tenere alto lo sguardo non è affatto un cedimento alla demagogia. O il presupposto di una inevitabile delusione. Al contrario, porsi obiettivo di alto valore civile e morale è il solo modo per sconfiggere il minimalismo e l'assiducia. Guardare avanti dà un senso anche ai passi che, stia, che siamo in grado di compiere oggi, ai risultati parziali, a quei dati che ogni settimana scorriamo, con ansia e speranza cercando di cogliere le tracce più incoraggianti. Se il lavoro è la priorità per le famiglie italiane, se il lavoro è la base dello stesso edificio democratico, è inevitabile che esso susciti un animato confronto politico con proposte anche contrastanti tra di loro. Questo è del resto il sale della democrazia. Ma se il lavoro è uno dei beni più preziosi di una comunità, su di esso bisogna anche sapere indirizzare sorsi convergenti e trovare nel confronto e nel dialogo impegni comuni. Ad esempio, gli incettivi fiscali per nuovi contratti a tempo determinato e la riduzione del cuneo per redditi medio bassi che il governo e il Parlamento hanno realizzato erano in vario modo auspicati da un ampissimo arco di forze politiche. Il ministro Poletti ha ci ha appena ricordato che queste misure sono tra le ragioni di alcuni dati registrati nei primi tre mesi del 2015, anche se ha sottolineato i dati pubblicati ieri dall'Istat. Mi auguro che il sistema Paese riesca a orientare la dialettica delle idee e degli interessi in modo a sostenere le spinte positive e a trasformarle in un'autentica inversione di tendenza. Ci troviamo in realtà e affiorato negli interventi che mi hanno preceduto il mio, ci troviamo a un crocevia decisivo. Ciò che accadrà nei prossimi mesi condizionerà un ciclo lungo. Ci sono ancora egoismi e difese corporative che frenano le nostre potenzialità e che aggravano le iniquità. Non possiamo accettare che una parte dell'Italia sia tagliata fuori, abbandonata, considerata ormai come ai margini del processo dei progetti di sviluppo. L'unità nazionale è minacciata se non si ridefinisce quella questione sociale che la lunga crisi ha posto in sofferenza. Oggi il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge livelli allarmanti. Oggi il divario tra nord e sud del Paese in termini di sviluppo e di lavoro è fa si è fatto ancora più ampio rispetto all'inizio della crisi rischia di delinearsi una vera e propria società di esclusi, divisa dal resto della comunità, da una barriera di diritti e di opportunità negati. Questo va impedito con tutta la forza e con tutta la dignità di cui siamo capaci. In ogni caso, il lavoro rimane il legame esistenziale tra la persona e la comunità. Non c'è pieno riconoscimento della persona se il diritto al lavoro è negato. Non vi sono legami stabili senza lavoro e dunque possono essere compromesse le prospettive di futuro, la famiglia, le formazioni sociali. Nessuna società sviluppata che cerchi di tenere alta la competitività del proprio sistema economico può permettersi di rinunciare a un'intera generazione di giovani. Senza lavoro, in un contesto di emarginazione sociale, crescerebbe lo scoraggiamento e il rifiuto. Il conflitto generazionale che dobbiamo temere di più è quello che nasce dall'esclusione. Il piano di garanzia giovani che non ha dato nei primi 12 mesi i risultati sperati in Italia e nel resto d'Europa. Tuttavia è importante che il governo, come abbiamo ascoltato adesso, tra l'altro, stia lavorando per accrescere l'efficacia e che sostenga le misure attuative per decine di migliaia di giovani presi in carico da parte dei Centri per l'Impiego. Se la capacità di innovazione è indice fondamentale della competitività del Paese, non possiamo fare a meno del lavoro dei giovani, della loro energia, della loro inventiva, del loro ingresso nella società da protagonisti. Ugualmente, la distanza tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia sta assumendo gravissime dimensioni. Non parliamo soltanto di differenziali di reddito e di occupazione al sud, come rileva la Banca d'Italia, crescono lì contestualmente anche la pressione fiscale dovuta a crescita le tasse regionali e locali e i tagli alla spesa pubblica. Una nuova questione meridionale si pone davanti al paese se si vuole, come tutti noi vogliamo, con convinzione, compiere un salto in avanti verso uno sviluppo più equo e sostenibile. Ovviamente, il tema non è fornire assistenza o sostegno fuori da logiche di efficienza e di competitività. Semmai la ragione è opposta. Affinché l'Italia torni a crescere bene, è assolut necessario, assolutamente necessario, che il Medogiorno riparta, utilizzando i suoi saperi, le sue bellezze, valorizzando il territorio e le, diversi le diversità tra i vari Sud, sperimentando nuove produzioni e creando servizi che migliorino la qualità della vita. Ogni esclusione all'interno del Paese è insopportabile. Anche per questo va sottolineato ancora il valore decisivo della legalità e della lotta a ogni forma di corruzione e di criminalità. Sono piaghe purtroppo presenti, ma non sono incurabili. La civiltà, la Costituzione, il bene comune possono prevalere, devono prevalere. Bisogna essere severi, anzitutto con noi stessi, avendo ben chiaro che la legalità è condizione ormai indispensabile per la competitività stessa dell'Italia e per la possibilità di preservare, innovando, il modello sociale europeo. Nessun cittadino italiano deve sentirsi abbandonato, nessuno deve gettare la spugna. L'Italia è un grande paese, ha storia, cultura. Risorse, intelligenze e capaci di solidarietà e di relazioni positive, eppure questo costituisce una ricchezza immateriale ma preziosissima. Oggi comincia l'Expo di Milano, sarà una vetrina mondiale per il nostro Paese e rappresenta una straordinaria opportunità, una grande opportunità, soprattutto perché il tema nutrire gli abitanti del pianeta. E dunque garantire a tutti il diritto alla vita è di portata epocale e riguarda il modello di crescita e la convivenza futura tra tutti i popoli. Siamo al centro di un confronto globale. Le nostre imprese, la nostra ricerca, la nostra capacità organizzativa saranno sfidate e ne sono certo il nostro Paese tutto intero ne trarrà beneficio rendere più moderna l'Italia, offrendo ancor più qualità all'interno e sui mercati. Questo è l'orizzonte. Uno dei fattori importanti, modernizzazione, è bene sottolinearlo, è la crescita dell'occupazione femminile, unita al superamento di tutte le discriminazioni che ancora impediscono una piena parità sul piano dei salari, delle opportunità di lavoro, dell'accesso alle funzioni direttive. Tanta strada è stata compiuta, tanta ricchezza sociale, culturale, economica è stata prodotta dalla maggior partecipazione delle donne alla vita lavorativa. Tuttavia il livello di occupazione femminile nel nostro Paese non può ancora soddissarci. Meno di una donna su due ha un lavoro e oltre il 46%, registrato all'Istat, ci colloca al penultimo posto nell'Unione Europea. Anche questa è una priorità nazionale. La penalizzazione del lavoro femminile è condizione di arretratezza, toglie risorse e qualità alle imprese. L'incremento del lavoro alle donne, peraltro, favorirebbe non soltanto la crescita del prodotto interno lordo, ma anche la riduzione della povertà, perché costituirebbe un volano di molteplici attività nei servizi. Non è pur vero che più lavoro alle donne Provochi problemi alle famiglie e minor natalità. I dati dimostrano esattamente il contrario. Dove cresce l'occupazione femminile, aumenta la natalità e c'è un incremento dei servizi. Le pubbliche istituzioni devono fare la parte loro per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari, di cura e di assistenza alle persone non autosufficienti. Il ministro Poletti ha indicato i nuovi due decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro, lo strumento utile per allargare la partecipazione delle donne al lavoro. Confido in un dialogo proficuo e un impegno comune anche con le forze sociali e sindacali. Un saluto in questo primo maggio a tutte le organizzazioni sindacali. I segretari generali Cigele e Cisluvil sono a Pozzallo, in provincia di Ragusa avendo scelto di dedicare alla solidarietà con i migranti e all'integrazione la loro tradizionale manifestazione. Saluto anche i tanti giovani che oggi si troveranno a Roma in piazza San Giovanni per il concerto. Abbiamo davvero bisogno di uno sforzo corale per metterci alle spalle la crisi economica e ripartire nel segno dell'innovazione. Imprese e lavoro devono saper riconoscere anche i grandi interessi comuni. Perché questo fa parte del rilancio del Paese. Più saremo capaci di coesione e di determinazione, più aiuteremo l'Europa a imbocchiare politiche orientate alla crescita. Perché è chiaro a tutti che l'Unione Europea deve correggere la propria rotta. Non è in discussione il nostro europeismo: al contrario, di una maggiore integrazione politica abbiamo bisogno oggi ancor più di ieri, ma servono politiche che diminuiscano gli squilibri interni e non impoveriscano i fattori produttivi con un eccesso di rigore. Per creare occupazione servono anzitutto investimenti. In Europa, invece, la caduta degli investimenti negli ultimi anni è stata drammatica. Cambiare registro è una questione vitale. Dobbiamo impegnarci tutti affinché il piano Juncker e il relativo Fondo europeo per gli investimenti risponda positivamente alle domande per le quali è stato istituito, a questo obiettivo strategico dobbiamo richiamare tutti i nostri partner. Senza investimenti e senza lavoro rischia di essere vanificata l'intera costruzione europea. Le morti sul lavoro restano intollerabili. Nel nostro Paese il, gli incidenti sul lavoro sono troppi, anche se, come è stato ricordato poc'anzi, nel corso degli ultimi anni si è registrata una leggera flessione. Nelle analisi comparative si riescono a cogliere gli effetti dell'intervento legislativo e di un potenziamento dei controlli. Molto resta comunque da fare. La sicurezza è parte del diritto al lavoro, è fattore di civiltà, è garanzia di qualità. L'impegno ancora una volta riguarda tutti, politica, imprese, sindacati, agenzie di controllo. Un'attenzione particolare deve essere rivolta al contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile e a quello degli, di quello degli immigrati. La qualità del lavoro italiano deve cominciare dall'ambiente in cui il lavoro si svolge. I prodotti e i servizi saranno espressione di questa qualità, come lo sarà il grado di integrazione sociale. Contro l'esclusione, per stringere legami di solidarietà, un'azione sociale decisiva viene svolta quotidianamente quelli che il professor Zappi ha poc'anzi definito i più avanti in età. Senza la tessitura sociale degli anziani, il volto del Paese non sarebbe lo stesso. Nell'inversione di rotta che auspichiamo, non dobbiamo dimenticare chi ha maggiori difficoltà. La crisi economica ha avuto un impatto negativo sul percorso di inclusione delle persone con disabilità, per le quali sono ridotti gli accessi al lavoro e sono aumentati i contratti meno stabili. È una questione di rilievo, di grande rilievo. L'Italia ce la farà, tenendo alti i valori sui quali si fonda la nostra democrazia. L'innovazione è la nostra sida, il coraggio dell'impresa e la solidarietà di cui è capace la nostra comunità sono garanzie. Buon primo maggio a tutti. Ecco dunque questo è l'intervento del Presidente della Repubblica, abbiamo solo pochi secondi e il punto sul quale vorrei, eh, vorrei ritornare è proprio la conclusione. L'Italia ce la farà. Ha detto il Presidente, questa festa deve risvegliare le speranze e gli impegni condivisi. Bisogna essere sinceri nel, uh, nel prospettare le politiche e nel, uh, nel descrivere i risultati. Il lavoro è la prima delle priorità. Saluto il nostro ospite Roberto Magnia che ci ha aiutato in questa cerimonia, cerimonia ricordo dal Quirinale, per la festa del primo maggio, la festa del lavoro che speriamo ritorni, come ha detto il Presidente si ritorni ad una piena occupazione. Queste sono le due parole sulle quali bisogna puntare. Grazie, arrivederci.